tutti uniti. Scambio di documenti col Bari, ultime formalità espletate. Carlo De Risio è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Pescara. Prestito secco dal club pugliese, accontentato Gaetano Auteri, che conosce molto bene il trentenne centrocampista originario di Vasto, già alle dipendenze del tecnico siciliano, lo scorso anno a Bari e nelle due precedenti stagioni a Catanzaro. Quanto mai necessario sfoltire la rosa. A tal proposito, fase di stallo per Guido Marilungo, promesso sposo per così dire del Teramo, che in realtà sta riflettendo sul da farsi, avendo in questo momento altre priorità su tutta la fascia mancina del reparto arretrato, in uscita Ndreka e Rillo, tre papabili frascatore che però al momento ha detto no. Tornando al Delfino, i casi più spinosi, Valdifiori e Galano, per adesso solo sondaggi, ma nessuna trattativa concreta. L'esterno foggiano piace all'Ascoli, soprattutto a Sottil, che lo ha allenato nella breve parentesi pescarese. Il club bianconero non ha ancora fondato il colpo. Come Valdifiori, anche Galano ha un contratto in scadenza, ma piuttosto oneroso. La sensazione è che la matassa possa dipanarsi solo negli ultimi giorni di mercato. Per Valdifiori assai probabile la risoluzione. Altresì in uscita Bocic, Rizzo, Sanogo, che tornerà al Benevento, e molto probabilmente anche De Marchi. I vari Beretta, Gori e Bocalon solo suggestioni. L'intenzione infatti è di far crescere il giovane Blanuta, classe 2002, alle spalle di Ferrari, titolare inamovibile e cannoniere del Pescara con 8 gol. In generale, per poter innestare il Delfino dovrà prima necessariamente cedere, e la condicio sine qua non. Ieri il Teramo, come anticipato, ha perfezionato la cessione del difensore Matteo Piacentini, che vestirà la maglia del Modena, capolista con la Reggiana del Girone B. Contratto triennale per il classe 99, che saluta il diavolo dopo tre stagioni e mezza e ben 109 presenze. Il DS Federico al lavoro per innervare l'organico, il terzino sinistro è la priorità, poi un difensore centrale e una punta. Da Piacenza manca solo l'ufficialità per il ritorno del centrocampista Lorenzo De Grazia, classe 95, già biancorosso nella stagione 2018-2019. Percorso inverso per Mattia Lombardo.